Un panteismo perfetto dato dalla splendida integrazione tra il campo di calcio a 5 dell'agriturismo La Spina Santa e la natura circostante. Lo splendido idillio rotto solo dal fischio dell'arbitro a sancire l'inizio della finale fra Brancaleone e Borgo Grecanico. Ultima partita di una serie di incontri fra società dilettantistiche che hanno inaugurato il primo trofeo Bergotto dell'area grecanica presso la nuova struttura in materiale sintetico dell'agriturismo La Spina Santa. Presenti i tecnici e semplici amatori del mondo del pallone, menzionando in particolar modo Enzo Napoli, al quale è stata affidata la gestione sportiva e organizzativa del trofeo. Subito sotto di un gol il Brancaleone per errore difensivo che poi domina il primo tempo costruendo il gioco fino ad ottenere un distacco di 4 reti. Maggiore impegno da parte del Borgo Grecanico in fase di ripresa, tanto da pareggiare sul risultato di 7-7. Ma proprio sul finire del secondo tempo di gioco, quando le speranze del Borgo Grecanico si erano riaccese, ecco giungere la mazzata brancaleonese. Nel complesso si è assistiti a una partita equilibrata con un Brancaleone solido e organizzato nei reparti, il Borgo Grecanico più decentrato sul gioco individuale ma volenteroso e capace di rimediare agli errori iniziali.